Sì, buonasera. Allora, continuano le nostre serate informative di ecoambiente verso la cittadinanza. Dopo i quartieri di San Pio X, Tassina e San Bortolo è la volta delle due commende. Questa sera siamo qui al Palazzetto dello Sport per appunto gli abitanti delle due commende. Replicheremo venerdì prossimo sempre stessa location, stesso orario. Daremo la possibilità a chi non può presentarsi nelle due serate di collegarsi anche via streaming. Giovedì prossimo 15 settembre alle 20:30 troverete tutti i riferimenti nel sito aziendale di Ecoambiente. Non dovesse bastare anche questi appuntamenti, siamo presenti negli sportelli polifunzionali presso SM con i dipendenti di Ecoambiente che vi potranno dare qualsiasi informazione in merito alle problematiche del porta a porta. Porta a porta che inizierà in commenda verosimilmente verso l'inizio del prossimo mese. Concluderemo con queste serate in zona centro, alla volta di novembre e dicembre, così completeremo anche Rovigo, centro e quartieri. Procederemo poi, visto che abbiamo concluso l'Alto Polesine, Medio e Centro, andremo verso il Basso Polesine. Volevo ricordare a tutti che queste serate sono importantissime e utilissime, in quanto troverete tutte le spiegazioni possibili in maniera semplice ma esaustiva dai tecnici appunto di Ecoambiente. Vi chiedo e vi faccio un appello di passare parola con tutti i vostri amici, conoscenti, amministratori condomini, parenti che non possono presentarsi, a dare qualche indicazione ed essere presenti nell'eventualità di non foste presenti questa sera. Vi ringrazio e vi chiedo cortesemente di essere tutti attori di questo grande progetto, che è quello di effettuare una raccolta differenziata in maniera corretta, anche perché tutti i cittadini nell'eventualità dovessero contribuire in maniera fattiva e sempre perfezionabile ma ottimale, ne andrà nel vantaggio di tutti appunto i cittadini nell'utenza, nella cosiddetta bolletta, in un risparmio economico. Grazie e buona serata. Questa sera iniziamo il percorso della riorganizzazione dei rifiuti anche nel quartiere Commenda. La partecipazione già comincia a delinearsi piuttosto elevata e abbiamo bisogno effettivamente del contributo dei cittadini, perché l'impegno di Ecoambiente è forte, il sostegno del Comune pure, ma è sostanzialmente l'impegno e la partecipazione dei cittadini nel seguire questo nuovo percorso di raccolta dei rifiuti che ci porterà ad avere dei risultati migliori sia in termini di quantità di rifiuto differenziato e che di qualità, quindi anche ad avere dei prodotti che noi potremo poi ritornare nel mercato delle materie prime, risolvendo tutta una serie di problematiche ambientali ed economiche.